Da cosa nascono le canzoni di Franco Greta? Dalla mia fantasia, più delle volte, per esempio. Fantasia, ma oltre alla fantasia c'è una certa realtà di vita, penso. Sì, veramente sono tutte, storie, le mie canzoni, i monologhi, le canzoni sono tutte cose che io o vivo, o vissuto, o vorrei vivere, o che vedo vivere, più delle volte che vedo vivere. L'ultimo amico va via, domani se va a sposare, se gioca la libertà pure lui, pure lui. Per te il successo, no? Il successo l'hai raggiunto in pieno in questi ultimi anni di carriera. Che cos'è? Niente, un traguardo, è la meta che mi ero prefisso di raggiungere. Vivere per vivere, per darti tutto ciò che vuoi. Vivere per vivere, con tutto quello che mi dai. E accorgermi di esistere, soltanto quando vedo te. È ciò che vorrei. Due colleghi cantautori, giovani magari. Fammi un esempio. Non lo so, Antonello Venditti, Angelo Branduardi, Sorrenti, Buccini, Dalla. Allora, a me piace soltanto Bennato. Gli altri non li seguo, devo dire, perché non mi danno nessuna emozione, non mi commuovono. Neanche Cocciante. Non mi divertono. Vabbè, Cocciante meno che tutti. Apposta perché diventa come gli altri. Ma cioè, riesce a fregare bene la gente. E non dovrebbe, perché non è né una cima, né un mostro di intelligenza, di preparazione, di cultura. Non c'è niente. Dei vecchi la gente invece la frega, curiosamente. Dei vecchi tipo Lauzi. Ma Lauzi in punta proprio. Grazie, vabbè. Potrebbe sparire a Londra, in Genova, tranquillamente. Paoli, chiaro. Luciano Rossi. Ma io mi sento molto vicino ai francesi. Li seguo molto, sono abbastanza. Mi sento molto vicino ai mezzi, io mi sento vicino a loro. Luciano Rossi è un bravo ragazzo, che dice no. Gli altri, Paoli secondo me ha detto tutto, cioè, si è un po' in così. Cioè, adesso parla di serenità, di tranquillità, che per me ognuno di noi dovrebbe tenere lontani la serenità e la tranquillità, che sono cose che ti fanno perdere la rabbia. Un artista secondo me deve averla sempre. Un artista deve vivere miseramente, in solitudine, in malinconia, senza scrivere. Ma che c'ho? Certamente qualche cosa avrò. Dipenderà da te, anzi dipende. Io vorrei che stavolta non finisse mai, perché senza di te non lo vedrò. Pelicano si ritiene un playboy? No, mi ritengo anche altri, non mi ritengo niente. Il servizio su Playboy che senso ha? Niente, sono professionista, quindi se mi pagano faccio il servizio su Playboy. Lo provocano a me se è il suo fisico, non è che l'Auzi non lo farebbe, è solo che glielo chiede nessuno, è tutto qua. Ma no, dico adesso se c'è pure. Cocciante al calzolaio a farsi i rinforzi delle scarpe dentro. Ma è vero, perché a me mi devono dire che faccio i servizi in mondo per Playboy, io posso dire che ne pensi del femminismo? Ma sai, il movimento era partito molto bene, devo dire. Si è perso per strada, perché sai, quando tu incontri poi 10 donne che sono femministe, ognuna a modo loro, è finito tutto. Capito, sono 15 modi di interpretare il femminismo. Conosciuto altre che Ligliotte, ma te lo giuro, tu le freghi tutte. So anni che te rodo in colletto, non ti addormi mai senza aver fatto.
lavoro e butto il sangue tutto il giorno e tu non vedi l'ora che ritorno. Mica per dirmi, caro, com'è nata? Ma per collezionare un'altra scovata. Ecco che rifiuto è impegnato politicamente. Ma io forse lo sono più degli altri, proprio perché non parlo di politica nelle canzoni, o forse perché non sembra che non le parli. Cosa invece il cabaret, anche perché sei stato molto... Ma sono stato coinvolto in questo cabaret, non solo lo so cosa sia il cabaret, in Italia sono... Credo che significhi raccontare barzellette. Ti interessa a te il cabaret? No, cioè non lo so, mi interessa il teatro. Mo sei rimasta incinta e ti presenti a casa mia per i guarigioni. Come se su Avanza avessi scritto per chi ha colpito per saper sottoscritto. Non nego che con te feci l'amore in piedi, in 500, in ascensore. Ma allora lavorai all'ospedale e a letto pure con Pasquale. Pasquale, l'infermiere, mai capito quello che gli mancava mezzo dito e che voleva fare le iniezioni soltanto per la caricazione. Hai avuto mai qualche rammarico nella vita? Magari dal punto di vista esclusivamente professionale? No, sono un po' incazzato con le donne. Ecco, cosa pensi delle donne? Ma le penso tutto il bene possibile, proprio per questo che le attacco abbastanza delle volte. Qualcuno mi accusa di antifemminismo, mentre invece è una rabbia che ho dentro. Cioè, verso coloro da cui mi aspettavo di più. Che c'è? Eh? Nessuno le conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che te botto vado via. Ma all'età mia, dove vado? Franco, che ne fa lo che ne pensa del matrimonio? Io sono sposato e sono divorziato. Il divorzio mi è costato 28 milioni, quindi sono abbastanza paura, ci credo. Cioè, a livello commerciale, a livello sentimenti, quanto ti è costato? Niente, no, è stata un'esperienza, cioè ho fatto una cosa a 19 anni quando ero abbastanza frivolo, superficiale, diciamo che mi sono sposato per fare la cerimonia. Beato te dormi, come fai? Al mondo non c'è donna più incosciente. I buffi ci hanno invaso tutta casa e tu stai lì che dormi come niente. Sono già le tre, non c'è un filo di luce, io non pio sonno, non c'ho pace, sto a discutere sempre col cuscino come un cretino mentre te dormi. Dormi e te ne freghi, non c'ho i problemi, c'hai altro nella testa. Tutte voi vesti bene vanno a girando con le mie scene. E l'affitto, il telefono, il cane. E tu prima hai presentato in maniera abbastanza bella, non tutti resti a noia. C'è una bella canzone che purtroppo hai pensato. Sì, perché dopo che l'ho riletta mi son detto che era comunque la canzone, l'ultima canzone che dovrebbe scrivere un autore prima di ritirarsi. Perché è difficile poi fare altre cose senza cadere in contraddizione, cioè bisogna un po' ricominciare da capo. Tutte queste noi abbastanza, cioè, secondo me delle verità dentro che fanno troppo male. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Per Franco Califano cos'è l'amore? Il lavoro dovrebbe essere la forma, l'unica e la più grossa fonte di vita, dovrebbe essere. Aspettiamo. Per te cos'è? Per me pure dovrebbe essere. Aspettiamo che arrivi, non ci credo, guai se non ci credessi non potrei scrivere. Credi in amore platonico? È bellissimo l'amore, come ci credo? Diciamo che è la passeggiata che ti porta a letto inevitabilmente, un po' preparatorio, è la fase iniziale, la preparazione, la passeggiata, quindi la cosa. Amore, 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 o fai il sorriso, oppure no, amore. E tu m'accontentasti da quel giorno.
ne sollevata più di tutto. Amore, 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 ma poco importa, io t'ho fregato il cuore. Certo ce n'è voluta di pazienza, quando tu non mi davi mai importanza. Franco, differenza tra malinconia e disperazione? No, la malinconia è una cosa, è come morire dissanguato, è come morire lentamente senza soffrire, è una cosa bellissima. La disperazione credo che faccia molto male. Ecco, la disperazione credo che leda un po' lo spirito, invece la malinconia no, ti atta la carezza. È la malinconia, è la malinconia, è la malinconia. Cosa ami fare nella vita tu, al di là del cantare? Quando io sarò vecchio e leggerò le tue lettere d'amore accanto a fuoco, rivedrò con la mente a poco i giorni in cui t'amai. Gli baffi appassiranno sotto il pianto mentre ricorderò quel tempo lieto, e a te ripenserò nel mio segreto se la memoria non sarà andata al vento. Ti sembrerà di sentire la voce mia tra le lame del vento dell'inverno, mi sentirà gridare la notte e il giorno, la nostra vita è stata una pazzia. Ritorneranno l'attimo sereni con la mia mente zeppa del mio bene. Vecchietta bella mia, ritorna, vieni, stringi da me, che non riconosciamo.